Ciao a tutti amici pure amici nerd, benvenuti quest'oggi in questo nuovo video su Advanced Warfare, nello specifico nella campagna di Advanced Warfare, ma non tratterò soltanto quella perché adesso faccio una piccola premessa in generale su Advanced Warfare, cioè che considerando i voti delle recensioni di questo gioco, cioè che si aggirano intorno all'8, 8,5 e poi raramente qualche 9, quindi in media 8,5, diciamo che Mark Rubin ha vinto, perché con Ghost Mark ha preso una media di 8, 7,8 facciamo, comunque 8, e Advanced Warfare che è 50 volte Ghost, sia per il multiplayer che per la campagna, e non per la coop purtroppo, ma ufficialmente con la coop se la gioca perché Ghost è bello nella coop soltanto per chi aveva il season pass, che non è considerato nelle recensioni il season pass. Advanced Warfare, essendo superiore in tutto o quasi. Sapete dove andiamo? Siete pronti? Si comincia! Mitchell, Iros, avanti! Ma per distacco ha preso soltanto un 0,5 in più in media rispetto a Ghost. Per cui Mark Rubin, senza fare un cazzo, ha raggiunto il risultato di Sledgehammer Games, che si è fatta al culo grosso come una casa per fare questo gioco. Per cui Mark Rubin non si può dirti niente, hai vinto. Per le copie forse venderai anche Ghost, magari venderà di più anche di Advanced Warfare. Cioè, Advanced Warfare magari non riesce a raggiungere le copie, il numero di copie vendute di Ghost. Per cui Mark Rubin ha vinto senza fare un cazzo. Come al solito, i cattivi vincono, i buoni perdono. Vabbè, basta critiche, eccetera, eccetera. Sono andato per dire, ma effettivamente così. Perché per quanto mi riguarda, la campagna di Advanced Warfare è 50 volte meglio di quella di Ghost. Il multiplayer, non parliamone, è 100 volte meglio. La coop, diciamo che se la gioca per il day one dei due giochi, intendo. Perché se poi ci sarà lo zombie su Advanced Warfare, sarà anche da vedere, insomma. Quindi, qui sto parlando soltanto di comparti, per non parlare della grafica che dà un input in più ai voti in teoria, invece così non è stato. Secondo me sono stati un po' bassini quei voti, considerando i voti che avevano preso, Black Ops 2 aveva preso 10 quasi, per cui dare un 8,5 di media ad Advanced Warfare mi è stato un po'... vabbè. Chiusa la parentesi, spero che avete capito quello che ho voluto dirvi. Parliamo dunque della campagna, in modo abbastanza rapido tra l'altro. La campagna mi è piaciuta, le recensioni sono abbastanza discordanti su questo fatto, cioè ad alcune è piaciuta nella campagna, ad altre meno, sotto vari aspetti, eccetera, eccetera. È un po' un casino. Adesso vi dico la mia e vi dico su cosa non sono d'accordo rispetto a molte recensioni. Allora, la campagna, innanzitutto, ha avuto un input in più grazie al fatto che ha dei filmati di intermezzo fotorealistici, fotorealismo puro, qua si parla, non ho mai visto nulla di simile in un videogioco, quindi a livello grafico siamo arrivati al vertice per quanto riguarda i filmati della campagna, ma anche a livello di gameplay ha fatto passi da gigante rispetto ai precedenti Call of Duty, raggiungendo completamente la concorrenza, comunque sia ponendosi di nuovo in vetta per quanto riguarda la grafica. Per cui niente, però volevo dire che non soltanto sotto il profilo tecnico della grafica ha fatto passi da gigante, ma anche sotto il comparto sonoro, a mio avviso. I suoni sono fatti davvero molto bene, il doppiaggio, vabbè, è ottimo, con Kevin Spacey, che anche il doppiaggio è perfetto, quello che usa sempre nei film, quindi perfetto, tutto perfetto. E per quanto riguarda invece le soundtrack, carine ma non ottime, quindi se vogliamo dare un suono alle armi diamo un 9, le soundtrack un 7,5 per dire, quindi questo è quanto. La cosa importante appunto, come tutte le campagne di Call of Duty, è la varietà delle situazioni, delle missioni è notevole. Certo, sono 15 missioni per un totale di 5 ore e mezza, facciamo 5 ore. Se mi facevano 18 missioni non è che mi faceva schifo se ne aggiungevano 3 in più, però alla fine va bene anche così, sostanzialmente, alla fine è sempre durata così la campagna Call of Duty. Certo, che loro diceva che durava di più, poi in realtà dura come tutte le altre campagne Call of Duty, fa incazzare come cosa, potevano starsene zitti e non si lamentava nessuno, però vabbè. Le recensioni hanno criticato più che altro della campagna il fatto che c'è poca libertà d'azione, cosa che è un po' in contrasto col fatto che con tutti questi nuovi movimenti dell'esoscheletro si poteva dare al giocatore. Certo, però io sono d'accordo abbastanza con questa affermazione, anche se devo sottolineare che 3 missioni su 15 comunque si danno una libertà d'azione quasi totale, per cui una missione su 5 ti dà libertà, alla fine in Call of Duty va bene. Io in Call of Duty voglio una campagna ovviamente lineare, non sto giocando a Far Cry che è un open world, quindi voglio una campagna lineare, ben scritta, ben conseguenze importanti, eccetera eccetera, quindi è anche abbastanza normale che sia un corridoio, diciamo.
Certo, si può sempre fare meglio sul fronte di libertà d'azione concessa al giocatore, però alla fine è un film interattivo Call of Duty, alla fine, soprattutto adesso che c'è questa grafica qui, adesso che hanno chiamato Kirby Space, eccetera, eccetera. Cioè, le recensioni, per esempio, apprezzavano il fatto che c'erano i bivi narrativi su Black Ops 2, che a me non sono piaciuti per niente, quindi va molto a gusti anche su questo fronte. La libertà d'azione la vado a ricercare nella cooperativa e nel multiplayer competitivo, cosa che è assolutamente presente in questi due comparti, la libertà d'azione. Quindi, se nel single player devo fare quello che mi dice il gioco, va benissimo, che poi alla fine libertà d'approccio alla fine c'è, cioè con tutti i tipi di granate che si possono tirare, che possono essere modificate le granate, eccetera, eccetera, quindi non esageriamo. Sui colpi di scena, secondo me ce ne sono alcuni prevedibili e altri no. Soprattutto verso il finale sono abbastanza prevedibili, purtroppo, i colpi di scena. Però, essendo una campagna molto ben narrata e davvero ben fatta, anche grazie ai filmati fatti così bene e fotorealistici, alla fine io me la sono goduta la campagna, nonostante molte cose le prevedevo e altre no, comunque, ripeto, altre cose non le prevedevo. Quindi, alla fine è stata molto godibile come campagna. Sicuramente superiore a quella di Ghost, che a molti è piaciuta comunque sia a livello di Modern Warfare. A me non è piaciuta molto quella di Ghost, però sicuramente superiore a quella di Ghost, come dicevo. Questa qui invece si colloca insieme a Modern Warfare, non la paragono a quella perché è diversa, però sicuramente ottimi livelli, superiore a Ghost e Black Ops, quindi per me è stata un'ottima campagna, davvero ben fatta, ne secondo alcuni anche la migliore di Call of Duty, però dipende perché ho fatto anche degli errori che dopo vi andrò a dire. Alcune cose mi stanno un po' sul cazzo, cioè non ci sono i sottotitoli in questa campagna, non c'è l'opzione per i sottotitoli. Cioè in tutti quelli ci sono sempre stati sottotitoli, fatti anche bene, e qua non ci sono i sottotitoli, quindi a volte devi strizzare l'orecchio, non l'occhio, vabbè, lasciamo perdere la similitudine, vabbè. Non è possibile che non hanno messo sottotitoli, spero che una faccia li mettano, però vabbè, la campagna l'ho già finita, quindi mi è spiaciuta sta cosa. Tra l'altro l'HUD della campagna, cioè la cosa visualizzabile sullo schermo, è diversa da quella del multiplayer, molto diversa. Poteva rimanere così anche nel multiplayer, però alla fine, dovendo mettere anche le abilità dell'esoscheletro del multiplayer, tutta quella roba lì, era un po' un casino. Quindi l'HUD della campagna è totalmente diverso dal multiplayer. Vabbè, aggiunge varietà se vogliamo. Stavo dicendo che ho fatto un errore, cioè che le informazioni, cioè i collezionabili di questo gioco danno dei filmati, un po' come Estinzione di Ghost. E i filmati contengono Kevin Spacey. Considerate che i trailer che uscivano di Call of Duty Advanced Warfare sono nelle informazioni che sono raccoglibili in giro. Quindi adesso mi dovrà rigiocare la campagna per scoprire la lore di Call of Duty. No, scherzo, comunque vabbè. I collezionabili di Call of Duty che mostrano appunto Kevin Spacey che parla alla stampa, per dire, e che sono molto importanti ai fini della trama, anche perché viene meglio narrata, diciamo. Io ne ho trovati pochi, ne ho visti pochi prima di finire la campagna, per cui mi mancavano un po' di scene che avrei potuto aggiungere alla campagna tramite appunto i collezionabili, quindi cercateli durante la campagna e non correte in avanti come un deficiente, come ho fatto io sostanzialmente. Cioè non è che corso in avanti velocemente, è che non ci ho fatto caso ai collezionabili, quindi quando ho finito la missione, se avete trovato i collezionabili, guardateli, perché sono... c'è Kevin Spacey che recita sostanzialmente, quindi è tutto da applausi. I personaggi della campagna sono molto ben fatti. Gideon è un bel personaggio. Kevin Spacey ovviamente è superiore. Il nostro protagonista è come al solito abbastanza anonimo, parla poco, vabbè, comunque lo sappiamo, come in quasi tutti gli FPS il protagonista è, o è muto o dovrei essere io che mi immedesimo, insomma. Per cui è accettabile. Poi il personaggio di Cormac è fatto abbastanza bene, stereotipato sicuramente, ma fatto bene. Mentre gli altri comprimari, diciamo che non hanno un ruolo importantissimo nella campagna, questo un po' dispiace, avrebbero dovuto averlo. E adesso iniziamo con la parentesi spoiler, per cui se non volete spoiler sulla campagna di nessun tipo, chiudete qui il video. La mia opinione definitiva è che la campagna è stata assolutamente promossa, da un 8,5, 9. Poteva essere meglio per i difetti che vi andrò a dire adesso nello spoiler, però mi è piaciuta davvero tanto come campagna, sicuramente meglio di Ghost e dei Black Ops. Per cui, dopo, iniziamo con gli spoiler, quindi chiudete in caso. Dopo che ci rivoltiamo contro Atlas, cioè dalla settima missione in poi, c'era Gideon che, ok, era titubante ed è mi è piaciuta molto come cosa, cioè per la sua caratterizzazione del personaggio. Ma Joker, per esempio, dove cazzo è finito? Che era un comprimario della squadra Atlas che andava in missione con me e Gideon, per dire. Non è... io pensavo che tornasse alla fine e stesse dalla parte di Kevin Spacey, per dire, lo proteggesse, per dire. E invece no, è sparito, non si è più visto da quando abbiamo tradito Atlas. Cioè, tradito, nel senso, abbiamo venuti a sapere le porcate di Kevin Spacey, quindi ci siamo messi contro Atlas. È sparito Joker.
Poteva essere un braccio destro di Kevin Spacey nella lotta contro di noi, invece no, è stato sprecato. E poi sul finale, che è stato troppo scontato e che lasciava l'amaro in bocca. Io alla fine, come al solito quando c'è un antagonista coi controcoglioni, tifo sempre quello, perché le forze del bene, compreso me, non siamo mai all'altezza del carisma delle forze del male. Come nel caso di Vass di Far Cry 3, per dire, io tifavo Vass e odiavo Jason Brody, nonostante ero io, per dire. Qui è la stessa cosa, non è che mi facevano schifo le forze del bene, perché alla fine Gideon era fatto bene, Ilona non era male, ci stavano un po' le cose. Però come anche qui tifavo Kevin Spacey di brutto, cioè tifavo, insomma, speravo che il finale fosse stato meno scontato, cioè che Kevin Spacey è morto nel finale, porca puttana, è morto. Ok, il contratto commerciale non prevedeva una Advanced Warfare 2 con Kevin Spacey, quindi l'hanno fatto morire, tanto non gli cambiava niente. Alla fine c'è anche un po' questa frase implicita nel gioco, durante i dialoghi, se non sbaglio. Cioè doveva andare per forza a finire così, ha detto Gideon, quando muore Kevin Spacey, se non sbaglio, tipo, no? E quindi magari nella Advanced Warfare 2 non c'era l'accordo con Kevin Spacey, non è che potevano lasciarlo vivere, che ne so, e poi nel 2 magari non, Kevin Spacey rifiutava di fare la parte, per cui è abbastanza prevedibile la cosa. Secondo me se Kevin Spacey avesse detto l'ok per Advanced Warfare 2 non l'avrebbero fatto morire sicuramente. È morto in maniera abbastanza scontata, che ci sta ai fini della trama sicuramente, però lascia l'amaro in bocca ovviamente, perché... Cazzo, è improponibile che con due elicotteri si venga trasportati con appunto i Goliath, cioè questi robot, e nessuno butta giù gli elicotteri per ammazzarci tutti. Cioè, una base contro due tizi, ok? Siamo sul Goliath del cazzo. Un'intera base non riesce a ammazzare due stronzi che vanno addirittura a ammazzare il capo della base. Cioè, non ha... fa incazzare come cosa, perché sta sul cazzo come cosa. Il finale è troppo scontato. L'ultima missione in particolare parlo, perché fino alla penultima missione andava davvero benissimo la campagna. L'ultima missione, purtroppo, come anche nelle serie TV, eccetera, eccetera, fa incazzare e sputtana un po' quello che è successo prima. Cioè, alla fine ci sta ai fini della trama, ai fini del compitino degli sviluppatori. Ci sta di brutto, fare quel tipo di finale. Però mi ha lasciato, appunto, un po' la mare in bocca. Non dico che ha rovinato la campagna, però se facevano un finale come lo volevo io, o comunque sia particolare, non scontato, prendeva l'eccellenza piena questa campagna. Così invece no, come ho detto, ho preso un 8.5/9, perché comunque sia un'ottima campagna. Niente, questa era la mia opinione su la campagna di Advanced Warfare. Mi è piaciuta molto, come ho detto, nonostante queste cose che mi hanno fatto incazzare. Ditemi un po' cosa ne pensate nei commenti, chi l'ha finita, se nei commenti mettete pure spoiler, tanto l'ho finita la campagna, al massimo spoilerate la gente che va a vedere nei commenti, però scrivete ovviamente spoiler prima di scrivere spoiler, appunto. E niente, questo è quanto, ci becchiamo al prossimo video e ciao a tutti!